Giulia Delellis e l'affaire tra Cecilia e Ignazio, parla Guendalina Canessa. Guendalina Canessa, Giulia Delellis grande donna, Cecilia mi piace, Ignazio le stelline gliele farei ingoiare. Guendalina Canessa è una che le dinamiche, le insidie e gli intrighi della casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello VIP, li conosce molto bene, avendo partecipato alla 7ª edizione NIP del reality. Nell'ultimo post Fiume su Instagram ha così voluto dire la sua sui personaggi più scottanti e discussi di questa stagione del programma, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Giulia Delellis. Bastone per il maschietto e molte carote per le femminucce, in particolare per la fidanzata di Andrea Damante, considerata una grande donna. Inoltre, la compagna di Pietro Aradori ha avuto dolci pensieri per Raffaello Tonon, sua vecchia conoscenza. Andiamo a scoprire tutto. Giulia, Ignazio e Cecilia, i pareri di Guendalina Canessa, ex Geffina. Mi sono ricreduta totalmente su Giulia, una ragazza deliziosa, una vera scoperta. Lei è una giovane e grande donna, scrive Guendalina Canessa dal suo profilo Instagram, attestando alla fidanzata di Damante profonda stima. Passa poi a vagliare il caso Cecilia, Ignazio e Francesco Monte, che è Cecilia che non ho mai giudicato perché nelle situazioni bisogna sempre trovarsi. L'ex Geffina aggiunge di aver capito e sostenuto la scelta dell'Argentina, soprattutto perché non ha avuto paura del giudizio delle persone. E pazienza per Francesco Monte, anche perché anni fa aveva fatto la stessa cosa a una ragazza altrettanto stupenda, Teresanna. Ma le carote finiscono qui. Si passa al bastone per Moser. Intanto l'agendino con le stelline io te la farei ingoiare, esordisce sul ciclista per poi proseguire con, troppo piacione, e concludo dicendo che se il mio uomo massaggiasse un'altra donna io gli darei due sberloni. Spero di sbagliarmi su di lui, lo spero tanto. Tonon, sono pronti gli aneddoti di Guendalina. Infine, la Canessa spende anche un paio di dolci parole per l'amico Tonon, personaggio che conosce da anni e per cui nutre molta stima e affetto, lo adoro follemente. La fidanzata del cestista Pietro Aradori però non finisce qui il suo intervento, ma ci lascia con l'acquolina in bocca, spifferando che racconterà degli aneddoti divertentissimi sul suo amico Conte.